Ciao a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Iniziamo subito con un'azione evasiva, cerchiamo di andarcene qui dalla... Da? Boh, dove siamo finiti? Forse possiamo uscire di qua. Non credo ci siano degli oggetti da quella parte. E dopo l'ultimo boss che ci ha praticamente prosciugato tutti i proiettili, vediamo un po'. Non servono in quell'edificio rimasto intatto. Ah. Può essere. Anche questa panchina messa così. Wow, bella vista da qui, eh. Va bene, allora. Ma possiamo farci un giro in giostra prima? C'è anche la melma? No. Ah, peccato. Peccato. Volevo farmi un giretto prima di continuare. Beh, le cose sono un tantino cambiate, eh. Sì, stava andando tutto in malora, però pensavo di trovare tutti questi vuoti. Wow. Ma è la tipa che ci insegue sempre questa, sì. Black hair. Wow. Anche i locali sono chiusi. Forse non ci serve la luce per ora. Ma vediamo un po' di entrare da qualche parte. Ehi. Wow. Troviamo un punto un po' più stabile. Ok. Sperando che qui non ci crolli tutto addosso. Riaccendiamo la luce, eh. Vai. E qua è sempre peggio, eh. Vai. Andiamo avanti. Perfetto. Qua siamo di nuovo nella stanza di prima? No. Ah, una stanza segreta forse. Prendila. Magnum. Questo revolver di grosso calibro realizzato su misura spara proiettili perforanti. Sembra aver visto giorni migliori. Vabbè, cercheremo di utilizzarla al meglio. Oh, la melma conservata con cura qua dentro. Fa ben sperare. Anche questo dardo qua. C'è qualcuno che si sta lamentando. Che sia un mostro? Ah, eccolo, eccolo. Sono tutti lì. Bene. Che sia crollato tutto addosso a quei simpatici mostri che ci stavano aspettando. Andiamo a vedere se stanno bene. Ehi là. Allora, wow! Per un attimo ho temuto il peggio. Ma magari è solo rimandato.
di medikit. Tra l'altro abbiamo un bel po' di punti melma da segnare, perché dopo aver sconfitto l'ultimo boss non sono tornato da Tatiana. Prendilo. E chi c'è? Wow 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 wow. No. Questi sono corazzati. Ok, senza testa non si rialza. Ce n'era un altro? No. Lo sento respirare. Sento che ha un po' di bronchite. Scusa, eh? Ah, ma è un agente, allora possiamo stare tranquilli. Grazie, agente. Ai ai ai. Ma possiamo scavalcare anche di... No, vero? No. Proviamo a scavalcare adesso di qua. Vai. Facciamogli l'agguato, dai. Prima che si giri. Ti è? Lì c'è un agente. Non ho visto se è ancora umano o no. Ah, questo guarda proprio di qua. Vediamo. Forse torna indietro. Ok. È il nostro turno. Ma ci ha visto l'altro forse. Forse si gira anche questo, non lo so. Vabbè, almeno questo lo abbiamo... Ehi, cosa fai? Che scherziamo? Che ci dai calcio? Ma pensa a te. Allora, lì... quella gente sembra proprio distratto. È un'occasione per noi. Zitti, zitti. Zitti, zitti. Ok, così abbiamo risparmiato un po' di munizioni. Wow, pugni d'acciaio. Un'altra piccola aggiunta alla nostra raccolta di melma. C'è ancora qualcuno che si lamenta, eh? Non va bene. Qui? Possiamo salire di là, di qua invece? Sì, forse è meglio provare a vedere di qua che cosa c'è. Forza. Dai. Ma si stanno trasformando comunque tutti quanti, a quanto pare. Sì, non ho risolto granché, forse... non dovevo scendere subito. Forse possiamo scavalcare di qua? No. No. Mi sfugge qualcosa sicuramente. Ah, c'è la porta, giusto. C'era anche una cassa qua? Ok. No. Uè. E beh.
ci fa questo uomo d'affari qui? E tutti gli altri? Eh no. Siete un po' troppi. Abbiamo... Proviamo a dargli una bomba in pasto a tutti quanti. Quanti siete? Ok, infatti. Siamo a posto. Vediamo se ci hanno lasciato qualcosa di qua, di interessante. No. No, ancora chiuso. Ma gente! Ma ci lasci stare, no? Non vede che siamo impegnati? Lasciamolo stare un attimo. Possiamo passare di là forse? Ah no, siamo a posto. Boh. Dove è andato? Vabbè, magari dobbiamo prima sistemarlo, non lo so. Non lo so. No, 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 no. Forse... Ecco, chiave antica. Mazzo di chiavi trovato accanto al cadavere nel vicolo, usato per accedere al magazzino dei materiali. E allora è quello che fa il caso nostro. Uè. Non siete... Uè, 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 uè. Non sei invitato. Bastardo. Chi è? No, 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 no. Wow, 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 wow. Da dove cacchio mi sparano? No, ma non è possibile. Chi è? Abbiamo un filo di vita. Curiamoci però. No. Forse ce la facciamo. Vai. Dai. Venite. Stai giù. Maledetto. Bravo, ha beccato anche l'altro almeno. Ok. Cadere. Ok. L'abbiamo beccato, basta, no?
Dove sono? Ma magari facciamo che andarcene, eh? Richiudi, richiudi. Allora, sei morto? Non sei morto? Adesso sì. E va bene. Facciamo un po' di raccogli melma, va? Adesso che però è un po' più tranquilla la situazione, possiamo raccogliere la melma di quest'altro malefico qui? No, possiamo solo dare fuoco. Però, visto che non si rialza, non mi pare il caso. Ci sarebbe anche la Magnum, ma secondo me è un po' sprecata contro questi soldati semplici, diciamo, mostri semplici. Sì, direi che possiamo passare di qua. Piano piano, eh. Vai. Ok, scendiamo, saliamo. No, non c'è niente. No, c'è qualcosa. Ok. Dai, che dobbiamo trovare anche un ingresso per l'ospedale, per salutare Tatiana e soprattutto per migliorare un po' di caratteristiche, perché abbiamo parecchi punti da utilizzare. Ok, un attimo di break dallo scontro. Direi che qui non c'è niente. Lì la serranda, non so se possiamo tirarla su. Vediamo un po'. No. E allora dobbiamo proseguire senza cadere di qua. Sì. Vai, sul tetto del camion. Quindi stiamo cercando di tornare all'ospedale dove pare che Rubik abbia, diciamo, un punto debole. Probabilmente dobbiamo cercare di arrivarci noi prima di lui. Magari qui è un po' troppo in pendenza. Uè. Ai. Wow. Vai con lo stile libero. Proviamo a uscire di qua. Oh merda. Già. Già. Bene, dovremmo fare un po' di pesca. Un po' di pesca marina. Ma quella è l'ombra del mostro? Non si fa vedere, vero? Wow. Qui non ci può raggiungere, no? Sento anche dei passi. Possibile. Allora, studiamo un attimo la situazione. Credo che quel mostro lì, finché sta sott'acqua, sia invulnerabile. Possiamo provare a far cadere questi cadaveri qui, se si staccano le corde, per distrarlo, in modo da poter raggiungere poi l'altra parte della riva, diciamo. Ok. Vediamo. Ci va. Ok, via. Via, via.
Via, via, tutta forza. Tutta forza. Ci ha visto, sali, sali. Sali. Ok. Oh. E beh. Via, via. Sali, sali. Sali sulla macchina. Beh, qui non dovrebbe poter arrivare, no? Ma guarda te. Allora. Possiamo provare a fare la stessa cosa anche qui. Funzionerà la bottiglia, no? Sì. E allora via. Via, via, tu mangiati il cadavere. Credo andiamo a tutta forza, via. Vai, 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 ci manca poco. Ci manca poco. Corri, corri. Corri. Allora, non è che anfibio esce fuori, vero? Va bene. Per il momento l'abbiamo superato. Vediamo che cosa ci aspetta qua. Di sicuro non farò un bagno per un bel po' di tempo. Sì. E ti sconsiglio anche la paperella nella vasca perché potrebbe portarti a fare gli incubi poi la notte. Incredibile che sia tutto così rovinato. Chissà se è un incubo o è tutto reale. C'era qualcosa? Sì. Un po' di pezzi. Tra l'altro ne passerà di tempo prima che potremo creare delle altre, degli altri dardi, perché ne ho sprecati un numero incredibile durante l'ultimo scontro. Adesso cercherò di economizzare un po' l'utilizzo dei proiettili, ma cercherò di fare il possibile con la pistola o magari di evitare il più possibile gli scontri. Dai, queste casse aspettano solo di essere rotte. Ok. Wow. No, questo è Rubik. Basta, Rubik. Possibile? Ma sei pure qui in città, a piede libero così? Ah, basta cerine. Wow, che succede? Eccolo. Aia. No, cos'è? Un'unione di più mostri? No, no, no. State lì, state lì. Non pensate a me. A secco. E tu che fai? Mi fai le mosse? Carica, carica. Dobbiamo farli fuori tutti, forse. Solo che c'è pure la tipa lì che ormai... Ma non è Rubik, è Rubik questo. Wow. Via, via.
Mettiamoci un attimo la... le bombe, va? Ok, non si dovrebbero rialzare. Ma siamo a secco qua. Via, corri via. Corri via. Abbiamo finito? Ma era una finta. Ma che ci hanno preso in giro qua? Era una finta. Ho finito tutti i proiettili, mo siamo fregati. Era tipo un test d'ingresso per vedere la nostra preparazione. Vabbè. Un attimo per riprendere fiato. Va bene, siamo messi malissimo, più o meno, sì. Prima di procedere, diamo un attimo il tempo a Sebastian di riprendersi. Cioè, qui nella carrozzina ci sono gli accendini. Forse qui... ah, c'è qualcosa. Cosa sono i proiettili per... fucile da cecchino? Mettiamolo qua, va. Ma è carico al massimo. Forse abbiamo anche la Magnum da poter mettere. Dov'è? Magnum. Mettiamola qua. Siamo a posto. Va bene.